Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di BNG Emozioni Motoristiche. Oggi siamo ovviamente un po' a casa nostra, a Imola, e vi portiamo con noi a scoprire una TCR, una macchina turismo. Abbiamo visto qualche mese fa l'Audi RS3 TCR, oggi vi portiamo a scoprire la Cupra Leon TCR, sempre di un nostro amico ormai, Fabio Fabiani. Quindi venite con noi e andiamo a scoprire la Cupra Leon TCR. Eccola qua, la Cupra Leon TCR, la macchina con cui Fabio Fabiani svolgerà la gara di Imola. Andiamola a vedere la Cupra. Innanzitutto la macchina monta il motore 2000 turbo, che viene montato anche sulla vettura stradale. Ovviamente qua viene, tramite un lavoro sulla aspirazione, alleggerimento e scarico, portata a 350 cavalli. Da un punto di vista aerodinamico abbiamo lo splitter anteriore in fibra di carbonio, che lavora a stretto contatto con il diffusore posteriore, che vedremo tra poco. Molto più piccola rispetto alle versioni degli anni precedenti è la presa d'aria anteriore, che tramite la griglia posta sul cofano permette di creare un vortice d'aria che va a raffreddare tutto l'impianto motore. La carreggiata è allargata a 1,95 m, come si può notare da queste appendici esterne che portano appunto la macchina allargata a 1,95 m. Sempre in fibra di carbonio è la minigonna laterale, che insieme allo splitter garantisce un maggiore schiacciamento a terra, un maggiore effetto a terra. Per quello che riguarda l'aerodinamica, molto importante è anche ovviamente l'alettone posteriore, sempre in fibra di carbonio, che è regolabile in diverse posizioni a seconda anche del circuito sul quale si deve andare ad interagire. I cerchi sono cerchi da 18 con un impianto frenante della AP Racing molto importante. Nella parte posteriore della macchina innanzitutto vediamo che la macchina è già brandizzata con il logo Cupra, perché la macchina prende ovviamente il modello Leon derivante dalla Seat, però è la Cupra, un brand diventato a sé stante da qualche mese a questa parte. Nella parte posteriore spicca ovviamente il diffusore, che come abbiamo detto lavora a stretto contatto con lo splitter anteriore, e il doppio scarico. Si nota sempre anche nel posteriore l'allargamento della carreggiata, 1,95 m. Per il resto la macchina tiene praticamente tutto della versione stradale, tranne appunto queste appendici aerodinamiche e queste modifiche al motore tramite lavoro sulla centralina, scarico e aspirazione, che la portano ad avere un incremento di potenza fino a 350 cavalli. All'interno c'è il volante ovviamente in stile Volkswagen, come abbiamo visto anche nell'Audi RS3. Spicca ovviamente il logo Cupra, un volante dell'OMP. Tutti i principali comandi sono sul volante: l'imitatore, la ventola, il tasto nero per sfogliare le pagine del display, il freno a mano, l'accensione, il drink qualora ci fosse l'impianto di beveraggio installato, il flash, il pulsante giallo, il pulsante bianco sui terzi cristalli. Ovviamente dietro ci sono le palette, il display on display dell'AIM multifunzione. La macchina monta un cambio DSG, infatti si può notare qua al centro è collocata esattamente la leva del cambio che si monta sulla Leon stradale. Differenze tra il DSG e il SADEV: il DSG è il cambio a doppia frizione del gruppo Volkswagen, diciamo. È un cambio leggermente meno performante rispetto al SADEV, anche se per una macchina stradale è un cambio potentissimo. Il SADEV fa una differenza anche acustica, è più motociclistico, quindi è più uno scatto tum tum tum, mentre è più cupo il suono del DSG. Nella console centrale ci sono le frecce, gli avvii e il ripartitore di frenata sull'anteriore e sul posteriore. La leva del freno a mano si usa solamente in partenza, così come anche la frizione. In basso la frizione si usa o in partenza oppure nelle gare ad esempio di bagnato, per ammorbidire un pochino
la cambiata. Dentro la macchina viene totalmente svuotata in quanto si vuole diminuire il più possibile il peso. Qua al centro è il push per azionare l'impianto di estinzione e poi c'è la gabbia, il roll bar montato in maniera molto complicata. Grande aspetto protettivo invece è il Kevlar con cui viene rifoderato internamente lo sportello per sicurezza in caso di urti laterali. Ciao Fabio. Ciao. Macchina nuova ma non nuovissima perché l'hai già usata anni fa, la Leon. Come ti trovi e qualche differenza rispetto alla RS3 che hai usato di recente? Ma sì, la Leon è Cooper adesso, si chiama, ha cambiato nome. La macchina era diversa, l'elettronica è stata evoluta, quindi è diversa sicuramente la macchina. Differenze dall'Audi, che purtroppo questa gara qui non è disponibile per me, l'ho saputo anche all'ultimo momento, quindi è stata un po', diciamo, una cosa un po' improvvisa. Arrangiata, siccome però sono in testa a campionato della categoria di SG, volevo assolutamente esserci e mi sono adattato e ho cercato appunto una sistemazione diversa. Ho trovato questa Seat del team Cars Pit Lane che mi hanno messo a disposizione questo veicolo. Ma le differenze sono molte, perché l'Audi sicuramente ha un carattere molto diverso, una macchina più lunga, una macchina più meno nervosa, diciamo, magari questa qui è più agile nello stretto, insomma hanno caratteristiche completamente diverse, ecco. Il motore più o meno non è molto diverso, anche se ieri nel primo turno ho avuto qualche problemino a capirla, a sistemare l'elettronica così, ma nel secondo turno è andata bene. Devo dire, sicuramente iniziare con una macchina e finire col campionato con un'altra e poi dopo 3 mesi che non salgo in macchina adesso non è facile. Però questa gara qui, diciamo, devo solo portarla a termine perché ho un vantaggio in classifica abbastanza ampio, quindi mi basta arrivare. Comunque ieri ho fatto il secondo tempo di DSG assoluto, quindi è un bel arrivare, diciamo che non sono messo in una situazione così male, ecco, diciamo. Ecco, diciamo che si sente dire in giro un po' anche dai piloti, quello che si sente è che la Cupra rispetto alle altre è un po' più facile, quindi ha un approccio magari un pelo più semplice e questo la rende anche più vincente nel corso degli anni. Infatti sta vincendo anche il TCR Italy da tanto tempo. Ma sai, la Cupra, che poi era la Seat Leon, ha uno sviluppo comunque molto, molto superiore alle altre, perché è stata la prima del gruppo, diciamo, Volkswagen a uscire come TCR. Sì. Parliamo già del 2015, sì, mi sembra, era 2014. Era la Cup che facevamo, sì, monomarca, poi questo modello qui però 2015, sì, quindi ha 4 anni di storia, mentre la Seat, mentre l'Audi, la Volkswagen, e sono arrivate molto dopo. Quindi sicuramente hanno beneficiato sicuramente di sviluppo più grosso, quindi anche di soluzioni diverse, quindi probabilmente è proprio facile forse, sì. Però quando vai al limite non è mai facile. No, ecco, assolutamente. Una su piste difficili come Imola che sali scendi. Ieri era abbastanza fresco, è umido. È freddo, c'è umidità, quindi... Però, insomma, è una macchina abbastanza valida. Sì, poi effettivamente nel corso degli anni l'hanno veramente evoluta, sì, anche come prese d'aria, come aerodinamica. Sì, cambiato... perché mi ricordo, per esempio, nel 2016, quando lo usavo, che sulle piste lente avevo un problema di temperatura. Sì. E anche se stavi in scia la macchina molto spesso, la gara riscaldava tanto. Molto invece adesso l'hanno sistemato, le cose... hanno cambiato diverse cose, poi il motore sicuramente ha acquisito, certo, una buona, migliore erogazione, il cambio si è velocizzato tantissimo, sì, quindi chiaro che ogni anno, ogni 6 mesi, direi ogni 3 anche, addirittura c'è dei sviluppi, degli aggiornamenti. Che il DSG, anche se non è come il Sadef, è comunque un signor cambio, è molto veloce, chiaro che avendo allunga un po' in frenata, vero? Sì, tende un po' a portare... ha meno freno motore, sì, perché ha una doppia frizione, quindi sicuramente l'intervento è un po' più morbido. E soprattutto è anche un po' più pesante, 30 kg in più, e quindi quello alla fine, e quindi alla fine è chiaro che tra il DSG e il sequenziale normale, non vorrei dire, ma qui una pista come io, secondo me un secondo ci può essere, sì, ecco, sì, un secondo abbondante ci può essere, quindi oggi il nostro obiettivo noi è arrivare a essere primi o massimo secondi di DSG e magari quarti, quinti, sesti massimo assoluti e anche... chiudere come si deve il campionato, non diciamo altro, non diciamo altro. Esatto. Fabio, come sempre, grazie mille per la tua ospitalità e gentilezza, e in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie a te.